Questo video illustra come realizzare un esperimento sul moto armonico con un sistema online Pasco Scientific. Come moto armonico viene considerato quello di una massa appesa ad una molla. Per realizzare l'esperimento avete bisogno di un'interfaccia 500 o superiore, un sensore di moto, portamasse e masse, molla naturalmente, ed ovviamente il computer su cui far girare il software. Se utilizzate anche un sensore di forza, è possibile stabilire dati anche riguardo la dinamica del moto e non solo la sua cinematica. Il setup dell'esperimento è molto semplice. Collegate al sensore di forza la molla e la massa, ed esattamente a picco sotto la massa il sensore di moto. Se utilizzate un sensore di moto a guadagno variabile, ponetelo sulla posizione di basso guadagno, che può essere indicato come near oppure con il simbolo del carrellino. Se utilizzate un sensore di forza, ponetene il filo in modo che sia chiaramente fuori dal cono del sonar. Se non utilizzate sensore di forza, collegherete ovviamente la molla direttamente al supporto. Partite con una combinazione di massa-molla tale che produca oscillazioni con almeno mezzo secondo di periodo. Collegate i due cavetti del sonar ai canali digitali 1 e 2 dell'interfaccia, con il giallo sul canale 1, ed il sensore di forza al canale A. Predisporre il software è altrettanto semplice. Trascinate l'icona che rappresenta i sensori digitali sul canale 1 e scegliete dalla lista sensore di moto. Ok, appare la finestra di taratura in cui potrete leggere, in questo punto, la distanza che il sensore legge in questo istante. Ora è sotto la massa che oscilla. La cadenza di misura sarà di 20 misurazioni al secondo. Ok. Scegliete ora dalla lista dei sensori analogici che compare trascinando l'apposita icona sul canale A, sensore di forza. Ok. La frequenza di misura di default dei sensori analogici è 10 misure al secondo, quindi per avere misure coerenti scegliete da opzioni di campionamento 20 misurazioni al secondo. Ok. Così i due sensori lavorano in sincrono facendo 20 misurazioni al secondo. È molto probabile che la massa che state utilizzando sia molto modesta rispetto alla portata del sensore, 50 N, cioè circa 5 kg. È quindi opportuno, facendo doppio clic sull'icona del sensore, accedere alla finestra di taratura del sensore e porre sensibilità 10x, media. Ok. Così facendo, il sensore divide per 10 la propria portata, ma aumenta di 10 volte la sensibilità. Prima di ogni misura, ricordate di premere il pulsantino di tara che si trova sul fianco del sensore, in modo che legga come 0 il valore attuale, cioè con la massa ferma. Ricordate inoltre di muovere la massa dalla sua posizione di equilibrio sempre agendo dall'alto, mai dal basso. In questo caso la vostra mano intercetterebbe il segnale del sonar che vi darebbe quindi delle letture sbagliate. Eccoci allora alla prima misura. Premete Alt R sul computer, il sonar comincerà a ticchettare. Scostate la massa dalla posizione di equilibrio e lasciatela oscillare. Attendete una ventina di periodi e poi premete Alt punto per terminare la raccolta dei dati. Science Workshop ci segnala, con la scritta raccolta numero 1, che i dati sono in memoria. Andiamo a vederli. Trascinate l'icona grafico su quella del sensore di moto e chiedete di visualizzare un grafico di posizione. Visualizza. Ingrandite il grafico e premete il bottone di autoscala, prima riga, primo a destra.
Questo è il moto come è stato rilevato. La massa aveva piccole oscillazioni all'inizio, è stata tirata fuori dalla posizione di equilibrio e poi lasciata libera di oscillare. Il software ci può mostrare anche i grafici di velocità ed accelerazione. Per selezionarli andate sul bottone Aggiungi nuovo grafico, seconda riga bottone a destra, e scegliete dal canale digitale 1 Velocità. Ecco che compare con l'asse dei tempi comune il grafico di velocità sotto quello di posizione. Con lo stesso sistema potete far apparire anche il grafico di accelerazione. Il grafico di accelerazione può risultare, come qui in questo caso, un po' sporco, ma il suo andamento sinusoidale è assolutamente evidente. Per studiare l'aspetto cinematico del movimento, potete limitare l'asse dei tempi. Cliccando appunto sull'asse dei tempi, vi viene chiesto che limiti desiderate per il grafico. Vogliamo vedere, ad esempio, il tratto compreso tra i 12 e i 16 secondi. La scala temporale si è dilatata. Analizzando questo grafico è facile evidenziare le relazioni di fase tra posizione, velocità ed accelerazione. Potete avvalervi dello strumento Smart Cursor, secondo bottone della prima riga, per mettere in evidenza, per esempio, che a un massimo di posizione corrisponde uno zero di velocità e un estremo, in questo caso negativo, dell'accelerazione. A una posizione centrale corrisponde la massima velocità ad accelerazione nulla, e così via. Sempre con lo Smart Cursor è possibile determinare il periodo del nostro moto. Portatevi per esempio su un massimo di posizione e trascinate fino al massimo successivo. Leggete qua direttamente il tempo che intercorre tra le due creste. Ovviamente, per eseguire una misura più accurata, potete ridurre nuovamente la scala temporale agendo per esempio sulla lente di ingrandimento Diminuisci che si trova sull'asse orizzontale e misurare con lo Smart Cursor più creste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui leggiamo 9 oscillazioni in 7,3 secondi, da cui il calcolo del periodo. Proviamo cosa succede cambiando massa. Togliamo le due masse da 20 grammi che abbiamo usato ora e ne attacchiamo una da 100. La massa del portamasse è sempre 5 grammi, quindi siamo passati da 45 a 105. Cominciamo la raccolta dati con Alt R e scostiamo la massa dalla sua posizione di equilibrio, lasciandola poi oscillare. Anche ad occhio risulta evidente che il periodo è molto maggiore, ma ci interessa un confronto numerico. Possiamo effettuare un interessante confronto dei dati chiedendo un grafico di posizione autoscala e scegliendo dalla lista dati di visualizzare anche la prima raccolta, nuovamente autoscala, ed ecco il confronto diretto. Utilizzando lo Smart Cursor è facile verificare se viene rispettata la relazione che vuole che il periodo sia 2π greco per la radice di m su k. Ovviamente risulta anche possibile misurare il k della molla. Se avete utilizzato un sensore di forza, potete vedere anche altre interessanti cose. Per esempio, rigeneriamo il solito grafico di posizione e, mediante il tasto Aggiungi grafico, chiediamo di metterci vicino il grafico dal canale analogico A, Forza. Massimizzate e autoscalate. Risulta evidente, magari utilizzando la lente di ingrandimento sull'asse temporale, che i due grafici sono in fase.
Risulta quindi che F è effettivamente Kx, cioè il moto è di natura armonica. Un'altra interessante considerazione si può fare sostituendo al grafico di posizione che avete in alto, mediante questa lista, il grafico di velocità, avete quindi velocità e forza, e mettetele, utilizzando questa lista, in funzione della posizione. Ottenete in alto lo spazio delle fasi di un oscillatore armonico e in basso il grafico della forza in funzione della posizione. Esso risulta chiaramente una retta, quindi il moto è di natura armonica. Mediante le statistiche, e poi autoscalando di nuovo, potete chiedere al software di trovare il migliore fit matematico lineare che passa per i dati del grafico forza in funzione della posizione. Vedrete non solo che è una retta, ma il suo coefficiente angolare altro non è che il K della molla espresso direttamente in newton per metri, in quanto il sistema rileva appunto newton e metri. Potete naturalmente confrontare i vari K che avete durante le varie raccolte dati, cambiando masse ed eventualmente anche le molle. I risultati che si ottengono sono numericamente in buon accordo con misure del K della molla effettuate con sistema tradizionale. Questo tipo di misura dinamica è tanto migliore quanto più piccola è la massa della molla rispetto alla massa del sistema oscillante. Per qualsiasi informazione, contattateci. I nostri servizi tecnici e commerciali sono a vostra disposizione.